La Bibbia collega gli antenati di Israele con le antiche civiltà della Mesopotamia meridionale. Questi antenati provenivano originariamente dalla città di Ur. Ur era una delle città più antiche nella regione chiamata Sumer. I Sumeri crearono le prime città-stato in Mesopotamia più di 5.000 anni fa. Furono loro a inventare la scrittura cuneiforme e a produrre i primi esempi di letteratura. Alcuni studiosi attribuiscono loro anche invenzioni importanti come la ruota del vasaio, la barca, il carro e l'aratro. Le rovine di Ur possono ancora essere visitate e il turista rimane colpito dalle dimensioni di questa antica città-stato, anche se la maggioranza dei templi è ancora sepolta sotto la sabbia. I templi sumeri sono chiamati ziggurat. Una ziggurat era una torre a quattro lati a forma di piramide. Sul muro esterno c'era un'ampia scala che saliva fino alla cima della torre. Secondo l'opinione di molti studiosi, la torre descritta nel libro della Genesi 11, comunemente nota come Torre di Babele, si ispira a una di queste ziggurat. Sulla cima della ziggurat principale di Ur c'era un tempio dedicato al culto del dio della luna, che i sumeri chiamavano Nanna. Dal racconto biblico sappiamo che Abramo era un nomade. Si muoveva da un posto all'altro, secondo le stagioni, per trovare pascoli e acqua per le proprie greggi e le proprie mandrie. La sua regione di origine si trova nell'area intorno alla città di Ur. La Bibbia ci insegna che Abramo, insieme a suo padre Terach e a suo nipote Lot, abbandonò la città di Ur per andare nella regione di Canaan, diventando così un nomade. Ciò non significa affatto che Abramo fosse povero, anzi, per l'epoca era un uomo ricco, visto che la ricchezza si calcolava in base al numero di animali che uno possedeva. Abramo si muoveva con la propria famiglia insieme alle greggi di capre e di pecore, alle mandrie di cammelli e agli schiavi. Dovevano formare proprio una bella carovana. Esisteva a quel tempo una strada diretta che portava attraverso il deserto dalla Mesopotamia fino a Canaan. Le sorgenti erano poche, per cui è probabile che Abramo e i suoi compagni abbiano seguito invece l'altra strada, che risale verso nord il corso dell'Eufrate fino alla piana di Carran, nell'alta Mesopotamia, un'area che oggi si trova in Turchia. Era un viaggio di circa 1.000 chilometri. Come a Ur, anche a Carran si adorava il dio della luna, che qui veniva chiamato Sin. Alcuni studiosi pensano che per questo Abramo si sia stabilito proprio a Carran. Il tempio dedicato al dio Sin è stato recentemente riportato alla luce. Abramo rimase per un qualche tempo nella piana di Carran. Non sappiamo se vivesse all'interno della città. La Bibbia definisce gli antenati di Israele come aramei erranti, che vivevano al di là del fiume Eufrate e che adoravano altri dei. Gli aramei erano un popolo semitico proveniente dalla Siria settentrionale. Essi sono frequentemente menzionati nella Bibbia, spesso in modo negativo, perché divennero nemici dell'antico Israele. Per lungo tempo il loro centro fu la città di Damasco. Nel libro della Genesi si racconta che il Signore ordinò ad Abramo di lasciare Carran per recarsi nella terra di Canaan. Quando Abramo vi si trasferì, si fermò dapprima a Sichem e poi a Betel. Più tardi si accampò a Hebron, presso alcune querce che appartenevano ad un amorreo chiamato Mamre. Presso questi alberi, che forse Mamre usava come luogo sacro, Abramo costruì un altare al Signore. Abramo si spostava con le sue greggi nella regione meridionale di Canaan, ai margini del deserto del Negev, fino a Bersabea. Si narra che qui il patriarca scavò questo profondo pozzo per abbeverare i suoi animali.
È difficile determinare esattamente in quale periodo storico sia vissuto Abramo. Gli studiosi tendono a collocare i patriarchi verso la tarda età del bronzo, all'incirca fra il 1550 e il 1200 a.C., ma è possibile anche una datazione più antica. Per il popolo ebraico, Abramo fu il primo di una serie di figure leggendarie vissute in un passato lontano, di molto precedente al tempo in cui gli autori scrissero il primo libro della Bibbia. I racconti del libro della Genesi menzionano spesso il fatto che i cananei possedevano la terra. Il principale alleato di Abramo era Mamre l'Amorreo. Gli Amorrei erano tribù nomadi semitiche provenienti dai deserti orientali che si erano stanziate nella Siria settentrionale. Nella tarda età del bronzo, queste tribù si mescolarono con le popolazioni locali che vivevano in Siria e in Canaan. Nella Bibbia il termine Amorreo è usato talvolta in senso generico per indicare gli abitanti originari di Canaan. Oltre ai Cananei e agli Amorrei, anche gli Ittiti vivevano nella terra di Canaan all'epoca dei patriarchi. Proprio da un Ittita, Abramo acquistò un appezzamento di terra dove seppellì sua moglie Sara. Gli Ittiti furono un popolo potente e fondarono un grande impero nel vicino Oriente Antico fra il 1600 e il 1200 a.C. Il loro centro politico si trovava in Anatolia. Non è del tutto chiaro se gli Ittiti in Canaan mantenessero dei legami con la madrepatria in Anatolia. Per il terreno della sepoltura si dice che Abramo pagò 400 sicli d'argento. Questi sicli non erano vere e proprie monete, che invece apparvero in Asia Minore solo nel VII secolo a.C. Fra le genti di Israele le monete iniziarono a circolare solo nel IV secolo a.C. Prima di allora, per vendere e comprare, si usavano dei pezzi di metallo grezzo che valevano in base al loro peso. Infatti, la parola ebraica che indica un peso standard, shekel, deriva dal verbo pesare. E il testo biblico dice che Abramo pesò 400 sicli d'argento per acquistare un luogo dove seppellire sua moglie. Nell'antica Canaan, la sepoltura di una persona richiedeva pochi preparativi. Il corpo del defunto veniva lavato, profumato con sostanze conservanti che evitavano anche il cattivo odore, poi avvolto o nei suoi abiti o in un telo. La sepoltura variava a seconda del rango. Gruppi di nomadi come i patriarchi seppellivano semplicemente il corpo sotto un cumulo di pietre o presso qualche roccia lungo la strada. I sedentari avevano modi diversi di seppellire i morti. La gente più povera si limitava a scavare una buca, ricoprendola poi di pietre. I più abbienti si facevano invece scavare le tombe nella roccia, fuori dalla città. Si trattava di tombe familiari, che venivano usate per diverse generazioni. Un corpo deposto in una tomba poteva però attirare gli animali selvatici. Per evitare che il corpo fosse divorato, l'ingresso alla tomba veniva sbarrato con dei massi. Se la tomba apparteneva a una famiglia ricca, una grande pietra rotonda veniva preparata per l'occasione. Altre volte, una pietra cilindrica veniva rotolata davanti all'apertura. Nel mondo antico la sepoltura aveva luogo in tappe diverse. Il defunto veniva adagiato su una lastra, come quella che vediamo in questa tomba, dove è segnato anche il posto della testa. Il corpo veniva lasciato qui per circa un anno. E quando non erano rimaste che le ossa, queste venivano raccolte e deposte altrove, in modo che la lastra rimanesse libera per la prossima sepoltura.
Il lutto durava per tutto il tempo in cui il cadavere rimaneva esposto sulla lastra di pietra. Questa usanza fece nascere l'espressione addormentarsi con i padri. Alcuni beni personali erano seppelliti insieme al morto. Erano simboli di ciò che il defunto era stato in vita e si credeva servissero di conforto al defunto o per scacciare gli spiriti cattivi. Talvolta delle lampade ad olio venivano poste vicino alla testa insieme a cibo e bevande. Durante il periodo di lutto, i parenti si laceravano le vesti oppure si coprivano con tela di sacco. Si cospargevano poi la testa di cenere o di immondizia. Si toglievano ogni tipo d'ornamenti e camminavano scalzi. Troviamo un accenno a questi rituali nel libro della Genesi, al capitolo 38, dove viene raccontata la storia di Giuda e Tamar. I rituali prevedevano, oltre al pianto e al digiuno, anche azioni come battersi il petto, alzare le mani in aria, sedersi in silenzio per terra, coprirsi le labbra e inchinare la testa. Talvolta la famiglia in lutto ingaggiava delle lamentatrici di professione. Ad esempio, nel capitolo 9 del libro di Geremia si legge: «Andate a chiamare delle piagnone». Queste lamentatrici potevano essere anche accompagnate da suonatori di flauto. Abramo giunse in una terra dove le piogge variano grandemente da zona a zona. Le pendici occidentali dei monti posti al centro di Israele ricevono una quantità di pioggia superiore a quelle orientali, dove l'erba è scarsa. Per questo Abramo e suo nipote Lot non poterono trovare pascoli e acqua a sufficienza per le loro greggi e furono costretti a separarsi. In un'ampia pianura, all'estremità meridionale del Mar Morto, sorgevano diverse città. Il libro della Genesi ci dice che questa piana era verde e fertile. Le città più importanti erano Sodoma e Gomorra, ma ce n'erano altre due più piccole, Adma e Seboim. Lot, il nipote di Abramo, scelse di vivere nella città di Sodoma. Il capitolo 19 del libro della Genesi descrive la distruzione di questa città da parte di Dio e il libro del Deuteronomio ne ricorda la rovina. Diranno: questa terra è bruciata da zolfo e sale, non si può seminare né far crescere niente, nessuna pianta vi germoglia. È una catastrofe come quella di Sodoma, di Gomorra, di Adma e di Seboim. Quando le città di Sodoma e Gomorra furono distrutte dal fuoco, Lot scappò con le due figlie. I tre vissero in una grotta sulle colline sovrastanti. Le due figlie di Lot erano o fidanzate o sposate. I loro mariti avevano rifiutato di abbandonare Sodoma. Dal rapporto sessuale che le figlie di Lot ebbero con il padre, nacquero due figli, Moab e Ammon. I Moabiti e gli Ammoniti, futuri abitanti della Transgiordania, sarebbero diventati nemici di Israele. Era costume tra i popoli semitici sposarsi fra parenti. I matrimoni erano spesso organizzati dai capifamiglia e sanciti da un contratto. I termini del contratto potevano includere il pagamento di una dote da parte della famiglia dello sposo. Il periodo di fidanzamento durava un anno. Solo il divorzio o la morte avrebbero potuto cancellare il fidanzamento e se l'uomo fosse morto in questo periodo di tempo, la donna sarebbe stata considerata vedova.
Abramo mandò il proprio servitore in Mesopotamia per cercare una moglie per suo figlio Isacco. Là il servitore incontrò Rebecca, la nipote di Nacor, il fratello di Abramo. Abramo dovette pagare una dote alla famiglia di Nacor. Quando Rebecca accettò l'offerta di diventare la moglie di Isacco, essa ricevette da Abramo un regalo di nozze speciale che consisteva in gioielli d'argento e d'oro e in vestiti. Questo fu un gesto di eccezionale generosità da parte di Abramo. Isacco e Rebecca ebbero due gemelli. Esaù era il primogenito e avrebbe dovuto essere l'erede della fortuna paterna. Il secondo figlio, Giacobbe, ingannò il padre cieco fingendo di essere Esaù e ottenne la benedizione che spettava tradizionalmente al primogenito. Giacobbe temette che il fratello volesse vendicarsi di lui, cosicché fuggì a Carran, dove era vissuto suo nonno Abramo. Laggiù lavorò come pastore per suo zio Labano e sposò le sue due figlie. I rapporti fra Giacobbe e suo suocero andarono però sempre più peggiorando. Dopo aver servito Labano per circa 20 anni, un giorno Giacobbe radunò mogli, bambini, schiavi ed animali e abbandonò le piane di Carran. Egli non rivelò a Labano le sue intenzioni, ma fuggì di nascosto verso Canaan, dove viveva ancora suo padre Isacco. Rachele, una delle mogli di Giacobbe, aveva rubato un certo numero di statuette dalla casa di suo padre prima di partire per Canaan. Non conosciamo l'esatto significato di queste statuette. Erano forse delle divinità o probabilmente gli antenati della famiglia. Erano abbastanza piccole ed erano comuni in tutta la regione. Forse erano diffuse anche fra gli stessi israeliti. Queste statuette, dette in ebraico terafim, erano molto importanti per la gente dell'epoca, che credeva proteggessero la famiglia e accrescessero la fecondità dei campi, come anche quella delle donne. Quando Labano scoprì che Giacobbe era fuggito e che i terafim erano stati rubati, si lanciò all'inseguimento e raggiunse la carovana vicino alle colline di Galad. Giacobbe non sapeva che Rachele avesse preso i terafim, perciò negò il furto e sfidò Labano a perquisire tutte le tende. Rachele li aveva nascosti nella propria tenda, sotto la sella di un cammello. Con la scusa di essere indisposta, quando suo padre entrò nella sua tenda a cercare i suoi dèi, Rachele rimase seduta sulla sella e Labano non trovò le sue statuette. Le liti fra Giacobbe e Labano anticipano la radicata ostilità esistente fra israeliti e aramei in epoche più recenti. I racconti del libro della Genesi forniscono lo sfondo per capire le relazioni politiche fra Israele e i suoi vicini fra il 1000 e il 400 a.C. I racconti presentano temi ripetitivi: rivalità fra fratelli e membri della famiglia, tradimento e infedeltà giocano un ruolo dominante. Si parla perciò di eziologie, cioè di racconti che spiegano come è nata una situazione presente. Ritornando a Canaan, Giacobbe informò suo fratello Esaù del suo arrivo. Secondo il racconto, Esaù prese con sé 400 uomini e si avvicinò da sud al gruppo di Giacobbe. Esaù viveva nella regione di Seir, in quella che oggi è la Giordania meridionale. I due fratelli si incontrarono presso un wadi, cioè un torrente in secca chiamato Yabok, che vedete dietro di me. In quel luogo, dopo aver lottato per tutta una notte contro un misterioso angelo, Giacobbe ebbe il suo nome mutato in Israele. In seguito i due fratelli si separarono e ciascuno se ne andò per la propria strada. Esaù ritornò ad abitare nella terra di Seir, mentre Giacobbe proseguì per Canaan, dove si insediò presso la città di Sichem, nella regione collinare centrale. I discendenti di questi due fratelli sarebbero diventati due nazioni rivali, Edom e Israele. Gli Edomiti appaiono frequentemente nella Bibbia come nemici di Israele. Erano discendenti di Edom, il figlio di Esaù. Sela era la capitale del regno. Il re Davide lo conquistò, ma 100 anni dopo gli Edomiti riuscirono a liberarsi dal dominio dei re di Giuda. Nel IV secolo a.C., però, persero gran parte del loro territorio, che venne conquistato dai Nabatei.
Giacobbe ebbe 12 figli, che saranno gli antenati delle 12 tribù di Israele. Un certo numero di racconti nel libro della Genesi ci parlano della rivalità fra i 12 fratelli. La storia di Giuseppe venduto come schiavo dai fratelli ne è l'esempio più evidente. I fratelli erano gelosi perché Giuseppe era il figlio preferito di Giacobbe. Periodicamente, Canaan soffriva gravi siccità. Questo era un pericolo ricorrente in una terra situata ai margini del deserto. Fu proprio in occasione di una di queste carestie che Abramo partì per l'Egitto, poco dopo il suo arrivo a Canaan. I figli di Giacobbe scesero anch'essi in Egitto con le loro famiglie e i loro animali per sfuggire alla morte per fame nella terra di Canaan. Giuseppe, il fratello che essi avevano venduto come schiavo, era diventato visir, cioè primo ministro del re d'Egitto. Alcuni studiosi datano questi eventi all'epoca in cui la terra d'Egitto era dominata da re stranieri, che gli egiziani chiamavano Hyksos. La loro origine resta oscura, anche se si pensa che parlassero una lingua semitica. Gli Hyksos avevano conquistato l'Egitto intorno al 1700 a.C. e restarono al potere per più di un secolo. Probabilmente Giuseppe servì alla corte di uno degli ultimi sovrani Hyksos. Gli Hyksos avevano costruito la loro capitale, Avaris, nella parte nord-orientale del delta del Nilo. Se la datazione della storia di Giacobbe è esatta, cosa di cui però gli studiosi non sono certi, Giuseppe sarebbe vissuto in questa città. Le rovine della capitale degli Hyksos sono appena visibili oggi nel sito archeologico di Tel Ed Daba. Intorno al 1550 a.C., gli Hyksos vennero scacciati dall'Egitto e una nuova dinastia di origine egiziana prese il potere. I discendenti di Giacobbe che vivevano in Egitto, talvolta chiamati ebrei, crebbero di numero e divennero un fattore di rischio agli occhi dei nuovi sovrani. Il primo capitolo del libro dell'Esodo descrive l'ascesa al potere di un re che non aveva conosciuto Giuseppe. Ciò riflette probabilmente il fatto che una nuova dinastia aveva preso il potere. Il re, noto con il titolo egiziano di Faraone, decise di obbligare gli ebrei ai lavori forzati. Per limitare la loro crescita numerica, egli ordinò di uccidere tutti i neonati maschi. I nuovi sovrani dell'Egitto stabilirono la loro capitale a Menfi, sulle rive del Nilo, pochi chilometri a sud dell'attuale Cairo. Sembra che Mosè sia cresciuto là, presso la corte reale. Il faraone dei primi due capitoli dell'Esodo fu probabilmente Ramses II, che ristabilì il dominio egiziano sulla terra di Canaan e sulla Siria meridionale. Ramses II costruì una nuova capitale nel delta orientale, la città di Pi Ramses. Più tardi, la capitale venne riportata a Menfi. È possibile che Mosè abbia compiuto lunghi viaggi fra la capitale e la regione dove viveva gran parte del suo popolo. Gli ebrei, infatti, erano costretti a lavorare alla costruzione di un'altra città chiamata Pitom. Il loro compito era produrre mattoni di fango, un lavoro molto faticoso. I mattoni venivano usati per ogni tipo di edifici, esclusi i palazzi e i templi, che erano costruiti in pietra trasportata in barca lungo il Nilo. Il popolo di Israele fu dunque utilizzato per costruire città per il re egiziano. Probabilmente essi costruirono le case dei funzionari che sarebbero vissuti in queste città. Le case erano fatte di mattoni seccati al sole. I mattoni erano fatti di fango misto a erba o paglia. La paglia serviva a dare maggiore coesione ai mattoni e a renderli più forti. All'inizio la paglia veniva tagliata da altri schiavi, ma dopo che gli ebrei si lamentarono del lavoro troppo pesante, il faraone, per punizione, li costrinse a procurarsi la paglia da soli. Le loro condizioni peggiorarono quindi rapidamente. Il profeta Nahum descrive il processo di fabbricazione dei mattoni. Si iniziava calpestando il fango con i piedi, finché l'impasto non fosse ben mescolato.
Il fango veniva allora messo in stampi di legno e dopo che l'acqua era scolata, i mattoni venivano fatti essiccare al sole. A volte i mattoni venivano invece cotti in un forno speciale. La forma dei mattoni variava da luogo a luogo. Anche nel secondo libro del profeta Samuele, al capitolo 12, si parla della lavorazione dei mattoni, benché il significato della parola malben sia incerto, in quanto potrebbe riferirsi sia a uno stampo per mattoni che al forno in cui i mattoni erano cotti. Ramses regnò a lungo, approssimativamente fra il 1280 e il 1230 a.C. Il libro dell'Esodo registra la sua morte. Mosè e suo fratello Aronne si sarebbero perciò recati da un altro faraone per chiedere di permettere agli ebrei di andare nel deserto e sacrificare al loro Dio. Era una richiesta ragionevole, ma dato che proveniva da un gruppo di persone soggette ai lavori forzati, il re era comprensibilmente sospettoso. Le fonti egiziane indicano con il termine Hapiru, che ha una connotazione sociologica, il popolo che lavorò alla costruzione delle città, cioè le persone provenienti da Canaan, dalla Siria e dalla Mesopotamia settentrionale, che non possedevano terre proprie e che per sopravvivere si arruolavano spesso come mercenari. La parola ebrei usata nel libro dell'Esodo potrebbe riflettere il termine Hapiru, benché l'esatto rapporto fra le parole non sia stato chiarito. La fuga spettacolare degli ebrei dall'Egitto è raccontata soltanto nella Bibbia. Questo non ci deve sorprendere, dal momento che gli egiziani credevano che il loro re rappresentasse sulla terra il grande dio Sole Ra e fosse egli stesso un dio, raffigurato nell'arte e nella letteratura mentre sconfiggeva i propri nemici. Non stupisce quindi che le fonti egiziane non parlino mai delle sconfitte del faraone. Sugli sgabelli usati come poggiapiedi dai re egiziani erano scolpite immagini dei nemici sconfitti. Quando il re sedeva sul suo trono, i suoi nemici si trovavano quindi simbolicamente ai suoi piedi. Come accade spesso, anche il modo biblico di definire i nemici come uno sgabello ai miei piedi nasce da usanze attestate nel mondo antico. In base al racconto del libro dell'Esodo, Mosè riuscì a unire gli schiavi israeliti, che poi attraversarono insieme a lui il Mar delle Canne o Mar Rosso. L'attraversamento potrebbe aver avuto luogo in un'area conosciuta col nome di Laghi Amari, che potete vedere di fronte a me. Oggi, come sarebbe potuto accadere dopo una notte di pioggia, il terreno è tutto fangoso e difficilmente si può camminare, tantomeno si potrebbe guidare un carro. Esodo 14 descrive la miracolosa partenza dall'Egitto. Un forte vento divise il mare e ne seccò il fondo. Il popolo camminò sulla terra asciutta, mentre i carri degli egiziani rimasero probabilmente bloccati. Gli ebrei potrebbero aver percorso diverse strade per tornare a Canaan, da dove i loro antenati erano partiti. La strada più diretta era la via del mare, lungo la quale i faraoni avevano costruito una serie di postazioni fortificate. Per un gruppo di fuggitivi, perciò, sarebbe stato troppo pericoloso percorrere questa strada. Una seconda strada, che costeggiava a est l'altopiano del Sinai, sarebbe stata troppo difficile per la scarsità di sorgenti. Per questo, probabilmente, la nazione in fuga si diresse a sud. La composizione e la dimensione del popolo in fuga sono tuttora incerte. Alcuni studiosi pensano che potrebbe essere stato composto da alcune migliaia di persone, altri lo descrivono come un gruppo composto da israeliti e da gente di diverse etnie. I capi, Mosè ed Aronne, appartenevano alla tribù di Levi. Comunque l'esperienza dell'Esodo ebbe una profonda influenza sulla fede e sulla religione di Israele. Gli israeliti avevano sperimentato che il loro Dio era stato in grado di sconfiggere il terribile potere degli dei egiziani e del loro rappresentante, il faraone.
D'ora in avanti nella storia di Israele, quando la nazione si sentirà minacciata da potenze straniere, la fede nel Signore, che aveva manifestato la sua potenza in Egitto, permetterà al popolo di sopravvivere in tempi difficili. È complesso ricostruire la strada presa dal gruppo di fuggitivi attraverso il deserto in direzione della terra di Canaan. Non abbiamo una descrizione precisa dell'itinerario e non siamo in grado di identificare con certezza i nomi dei luoghi menzionati nelle fonti bibliche. Queste fonti indicano che gli israeliti rimasero per periodi di tempo piuttosto lunghi in tre aree specifiche. Intorno al monte Sinai, situato probabilmente nella parte meridionale della penisola del Sinai, poi presso l'oasi di Kadesh Barnea, ai margini del Negev, infine intorno al monte Hor, tradizionalmente identificato nell'area della catena montuosa del Seir, che si trova a sud-est del Mar Morto. Ma molti studiosi sono propensi a situarlo più vicino a Kadesh Barnea. Probabilmente gli israeliti seguirono la costa. La penisola meridionale del Sinai è montuosa e la fascia costiera consente la via di fuga più naturale. Dopo essersi diretto a sud, il gruppo deviò verso l'interno, seguendo la via naturale offerta dai letti di fiumi in secca o wadi. È molto difficile per un gruppo numeroso viaggiare in un'area così arida. L'itinerario doveva essere stato pianificato con cura, da una sorgente d'acqua all'altra. Dopo un viaggio di diverse settimane nel deserto, Mosè condusse il popolo nei pressi di una montagna. Là ricevette i comandamenti di Dio. La montagna è conosciuta come Monte del Signore, o Monte Sinai, o Monte Horeb. Si tratta sempre dello stesso luogo, anche se oggi non sappiamo esattamente dove si trovasse. Questa montagna si chiama Monte Sinai e in arabo Gebel Musa, Monte di Mosè, ed è una delle candidate. È alta 2200 metri sul livello del mare e oggi vi si sale scalando più di 3000 gradini. In inverno c'è la neve e fa abbastanza freddo. I fuggitivi possedevano delle mandrie di pecore e capre. Questi animali non mangiano soltanto erba, ma sono in grado di nutrirsi di cespugli e arboscelli e sono particolarmente abili a procurarsi il cibo anche in regioni aride. Le greggi forniscono ai loro padroni latte e occasionalmente carne. È chiaro, tuttavia, che di tanto in tanto era necessario altro cibo. E questo bisogno è attestato dai racconti biblici. Gli israeliti rimasero a lungo ai piedi del monte Sinai. Là strinsero un patto col Dio che li aveva liberati dalla schiavitù in Egitto e salvati dal faraone. Costruirono anche un santuario mobile che li accompagnerà nelle varie tappe del loro viaggio. Dal Sinai si spostarono verso nord attraverso wadi e ampi territori sabbiosi finché non arrivarono alla grande oasi di Kadesh Barnea. L'oasi è situata fra il deserto del Sinai e quello del Negev. Qui gli israeliti si accamparono per molti anni. A Kadesh Barnea gli israeliti trovarono probabilmente acqua e palme da dattero, come in queste oasi. Partendo da Kadesh Barnea, gli israeliti tentarono diverse volte di occupare la terra a sud di Canaan. Il gruppo più grande, guidato da Mosè, decise di andare verso oriente, attraversando la regione meridionale del Mar Morto, che era abitata dagli Edomiti. Quando però gli israeliti chiesero il permesso di passare, gli Edomiti rifiutarono. Gli israeliti promisero di non calpestare i campi e di non attingere acqua dai pozzi, ma gli Edomiti, che si sentivano più forti delle tribù nomadi israelite, non vollero dare il permesso. Un altro tentativo di muovere a nord nella regione del Negev incontrò l'opposizione del re di Arad. Non molto tempo dopo,
Gli israeliti vittoriosi conquistarono Arad, chiamando il luogo Korm, che significa distruzione. L'origine della città di Arad è molto antica. Già verso il quarto millennio vi sorgeva un villaggio cananeo. Nel terzo millennio questo villaggio crebbe fino a diventare una città fortificata, circondata da un lungo muro interrotto da torri di guardia. L'acqua piovana era raccolta in una depressione al centro della città. Molto più tardi, nel periodo giudaico, vi fu scavato un pozzo. Gli scavi hanno rivelato la presenza di abitazioni private, come pure di templi e di un palazzo. A causa della crescente siccità, la città cananea fu abbandonata verso il 2650 a.C. e il sito rimase deserto per secoli, prima di essere nuovamente colonizzato. Arad non è menzionata nella Bibbia dopo l'invasione israelita, ma gli scavi archeologici mostrano che l'insediamento israelita iniziò intorno all'undicesimo secolo a.C. All'epoca di Salomone, circa un centinaio di anni più tardi, la città verrà fortificata e posta a sorveglianza della strada che correva da nord a sud. Il clima nelle valli dell'Arava e del Giordano deve essere stato simile a quello attuale. Anticamente pioveva di più e vi erano foreste e prati. C'erano grandi branchi di gazzelle e di altri animali selvatici che fornivano abbondante cacciagione. Le foreste offrivano anche frutta e bacche commestibili. Gli Edomiti praticavano l'agricoltura, l'allevamento e la caccia. Oggi non vi è più traccia di queste foreste. Il gruppo dell'Esodo tornò indietro e si diresse a sud, verso il Mar Rosso, presso l'attuale città di Eilat. Poi si mosse verso nord-est, penetrando nel territorio edomita da sud. Questa volta le relazioni con Edom furono migliori. Gli israeliti presero la via del deserto, come la chiamano le fonti bibliche. Dopo un viaggio lungo e difficile, gli israeliti raggiunsero l'area montagnosa chiamata Seir. Nel libro dei Giudici, al capitolo 5, si racconta che il Signore uscì dal Seir a combattere per il suo popolo. Questa catena montuosa si trova a sud-est del Mar Morto ed è menzionata nella Bibbia come il luogo in cui abitava il Signore. Prima di entrare nella terra, gli israeliti si accamparono per un periodo relativamente lungo nelle valli vicine al Seir. Il picco più alto è il Monte Hor, la montagna dove venne sepolto Aronne. Tutta quest'area montuosa è ancora oggi desertica ed estremamente arida. Fu probabilmente qui che Mosè colpì la roccia e ne fece scaturire acqua. Ancora oggi, questo luogo è chiamato Wadi Musa, che ricorda il nome di Mosè. Da qui possiamo vedere le valli dove gli israeliti si accamparono per un lungo periodo di tempo. Fu qui che furono attaccati dai serpenti velenosi. Dio disse a Mosè di fare un serpente di bronzo e di innalzarlo in un luogo visibile in mezzo al campo. Gli israeliti, che erano stati morsi, dovevano guardare il serpente di bronzo e sarebbero stati guariti. Dio disse a Mosè di portare Aronne ed Eleazaro, il figlio di Aronne, sulla cima del Monte Hor. I tre salirono sulla montagna. Mosè spogliò Aronne delle sue vesti di sommo sacerdote e le diede a Eleazaro, che divenne così il suo successore. Lassù Aronne morì. Dalla catena montuosa del Seir, il gruppo dell'Esodo si mosse verso nord, attraverso le montagne, lungo la via del re, finché giunse a un ampio wadi che formava il confine fra la terra degli Edomiti e quella dei Moabiti.
Il nome biblico di questo Wadi è Zered. Oggi è chiamato Wadi Assa. Gli israeliti volevano attraversare la terra di Moab. Perciò contattarono il re degli Amorrei, che a quel tempo governava sulla terra e sul popolo di Moab, e gli chiesero il permesso di percorrere la via del re. Promisero che non sarebbero entrati nei campi adiacenti e che non avrebbero attinto acqua dai pozzi. Ma il re negò il permesso e quindi dovettero restare nel Wadi. Questo li obbligò a spostarsi verso ovest, piuttosto che a nord, come avrebbero voluto. Alcuni studiosi pensano invece che si siano spostati verso est per raggiungere il deserto di Moab. Ad un certo punto, però, decisero di muovere verso nord, nonostante il rifiuto del re degli Amorrei. Ci furono diverse battaglie, nelle quali gli israeliti sconfissero gli Amorrei, conquistando gli altopiani di Ammon e di Galad, situati in Transgiordania. Così gli israeliti riuscirono a raggiungere la valle del Giordano e si accamparono non lontano dal monte Nebo. Nella Bibbia quest'area viene chiamata Pianure di Moab. È proprio qui, ad est del fiume Giordano, che il popolo di Israele sperimenterà il cambio della guardia. Mosè, salito sul monte Nebo, vi morirà. E un nuovo leader, Giosuè, guiderà alcune delle tribù di Israele nella terra dove una volta Abramo, Isacco e Giacobbe erano vissuti.